Pianeta giudaico-cristiano, Lectio Magistralis. Pianeta giudaico-cristiano, Lectio Magistralis. È una Lectio Magistralis, perché questa Lectio non ve l'ha fatto mai nessuno. Ve la faccio io, Serafino Massoni. Quando sarò morto, questa mia storia della filosofia sarà conosciuta in tutte le università italiane e di tutto il pianeta. Tutto il pianeta è giudaico cristiano. Molto bene, vediamo di che si tratta. Il fatto è che io ieri sono stato a pranzo da un caro amico, un caro misterioso amico, e lì chiacchierando poi è saltato fuori. Questo mio amico mi ha consegnato questo cimelio. Io lo chiamo un cimelio perché è un articolo giornalistico apparso sulla Repubblica del sabato 30 maggio 2009, scritto dal grande, grande, grande filosofo Remo Bodei, La presunzione dell'Occidente. Non esiste una civiltà superiore. Questo grande filosofo Remo Bodei dice che non esistono civiltà superiori e civiltà inferiori. Le civiltà sono tutte belle, tutte belle. Beh, io vi dico che ho fatto molta fatica a leggere questo articolo. Non perché sia difficile da leggere, ma perché è del tutto insignificante, cioè non significa niente. È un articolo dal quale non impari nulla. Non impari nulla. Mi dispiace per te, Remo Bodei. Ma io a te non te l'avrei data la cattedra di filosofia. Non so chi, so che sei un grandissimo filosofo celebrato nelle università, celebrato dalle case editrici. Ma io non te l'avrei data la cattedra universitaria. Vediamo un po' di che si tratta. Pianeta giudaico-cristiano, Lectio Magistralis. Lo dico da solo che non è che Lectio Magistralis, perché tale è. Allora, il nostro pianeta, cosa c'ha? 7 miliardi di abitanti. Il nostro è un pianeta giudaico-cristiano, perché in tutto il pianeta la civiltà giudaico-cristiana. Sì, è giudaico-cristiana in tutto il pianeta. E se parliamo dei giudei o degli ebrei, diciamo subito che la loro religione è la religione del padre Dio Yahweh. Se parliamo dei cristiani, si dice che la religione cristiana è la religione del figlio. È un binomio perfetto, padre e figlio, il patriarcato, padre e figlio, il patriarcato. La mia storia della filosofia, fra un matriarchi e due patriarchi. Perfetto. La religione del padre è la religione degli ebrei, la religione del figlio è la religione cristiana. E qual è la caratteristica di questo padre, questo Yahweh? È che è un unico Dio onnipotente, il quale ha creato gli uomini a sua immagine e somiglianza. Per la prima volta nella storia dell'umanità, gli uomini possono dire a se stessi: noi uomini siamo stati creati da Dio onnipotente a sua immagine e somiglianza. Siamo degli dei. Qual è la caratteristica fondamentale della religione del figlio, cioè del cristianesimo? Che il figlio sarebbe Gesù il figlio, che è anche Dio, il figlio. Questo figlio ha accettato la volontà del padre, ha accettato di morire in croce. Sapete, no, che nei Vangeli c'è scritto, no? Gesù nell'orto degli ulivi, che dice Gesù nell'orto degli ulivi? Lo sa, è Dio, lo sa che deve andare a finire in croce. Dice: padre,
se puoi allontana da me questo calice. In ogni caso sia fatta la tua volontà. E il figlio che accetta di stare sotto al padre. Una coppiata perfetta, la religione del padre e la religione del figlio. Un figlio sottomesso però. La famiglia monogamica patriarcale viene pacificata. Una volta pacificata, la famiglia, la società giudaico-cristiana si sviluppa serenamente, serenamente, si fa per dire serenamente, si sviluppa nella sua pienezza, si sviluppa nella sua pienezza scientifico-tecnologica. Questo discorso, a questo mio discorso, l'unico che si è avvicinato un po' è il filosofo italiano Emanuele Severino, però non è andato a fondo come me. L'unico che si è avvicinato a questa mia lezione magistrale, io di queste cose ormai ne parlo da 12-13 anni, l'unico che si è avvicinato è Emanuele Severino, non di certo Remo Bodei, che ha scritto questa monnezza, Io quando l'ho letta ieri sera, sono andato a letto, prima di addormentarmi l'ho letto, ma ho fatto tanta fatica a leggerlo, Remo Bodei, magari sei stato pure pagato per questa monnezza. Allora, che cosa succede nei territori cristiani, giudaico-cristiani? Che succede nei territori giudaico-cristiani? Solo nei territori giudaico-cristiani, non nei territori islamici, o nei territori del Buddha, o nei territori cinesi o giapponesi, ma solo nei territori cristiani. Che succede? Essendo pacificata la popolazione giudaico-cristiana, pacificata perché il Padre Eterno ha creato noi uomini a sua immagine e somiglianza, siamo degli dei, più il Figlio Gesù, quindi tutti i figli accettano la volontà del Padre, fanno un croce, che si sviluppa la scienza, si sviluppa la scienza e la tecnica nei territori giudaico-cristiani. Vi ho spiegato che il cristianesimo deriva dall'ebraismo. Dovrò ripetere all'infinito che Gesù era ebreo. Gesù porta avanti i dieci comandamenti. E i dieci comandamenti sono degli ebrei. Non sono mica di un altro popolo, sono degli ebrei, della religione ebraica, i dieci comandamenti. La scienza e la tecnica si sviluppano soltanto nei territori cristiani. Adesso, senza farla per la lunga, ma scusatemi, dove è stata inventata la bomba atomica? Dove è stata inventata? Mi pare negli Stati Uniti. Ma gli Stati Uniti sono cristiani. E chi l'ha inventata la bomba atomica? Gli scienziati, chi erano? Che scienziati erano? O scienziati ebrei o scienziati cristiani. Casomai fossero stati atei, non ha importanza. Lavoravano in territorio cristiano, negli Stati Uniti. C'è un mio video di qualche tempo fa, intitolato Le armi cristiane sono insuperabili, tutte sorte in territori cristiani. Allora, tanto per fare un esempio, i territori giudaico-cristiani hanno creato i vari imperi coloniali, no? Poi gli imperi coloniali, tra la prima e la seconda guerra mondiale, sono spariti gli imperi coloniali. Sì, ma adesso c'è un altro impero ancora più potente dei primi imperi coloniali, quelli territoriali. Adesso c'è l'impero scientifico-tecnologico giudaico-cristiano. Sì, adesso la bomba atomica sta pure in Pakistan, in Cina, in India. Ma però deriva dalla scienza e dalla tecnologia ebraico-cristiana. E quando uno di voi tira fuori una Huawei, questo non è una Huawei, questo è un Apple. Quando uno di voi tira fuori una Huawei, che è uno smartphone pregiato ma costruito in Cina,
Questo giovane che usa una Huawei magari particcia per i palestinesi, particcia per i palestinesi, tiene in mano un pregiato smartphone cinese Huawei e dice boia, bo, boia, boia Israele, boia Israele, boia. Sì, a parole dice boia, boia Israele, viva i palestinesi, però si avvale della tecnologia giudaico-cristiana, perché i cinesi, grande potenza economica, sul piano della scienza e della tecnica hanno copiato tutto dall'Occidente giudaico-cristiano. La globalizzazione è il nuovo grande impero coloniale dei territori giudaico-cristiani, la globalizzazione. Possiamo dire quello che vogliamo, le varie culture, le varie civiltà, una volta sono sparite, adesso ce n'è una sola, ed è la cultura, la civiltà giudaico-cristiana o di derivazione giudaico-cristiana. Arriviamo ad Emanuele Severino, la tecnica domina sul pianeta, e sì, ma la tecnica scienza. La tecnica, sono una creazione giudaico-cristiana, perché sono nate, scienze tecniche sono nate nei territori giudaico-cristiani. Remo Bodei, ma tu qua non hai scritto niente. Questa, io le chiamo le inchiostrate, chissà quanto ti ha pagato la Repubblica per questa inchiostrata qua. Beh, eccola qua, io faccio qua il fermo immagine, spero che voi poi l'articolo lo possiate leggere nella sua interezza. Ecco qua, insomma, non lo so, però anche se non lo leggete è lo stesso, cari amici. Allora, pianeta giudaico-cristiano, lectio magistralis, io potrei continuare all'infinito questo discorso, ma che posso? Qua mi devo fermare perché io sono qua al Bar Malù. Che ora faccio? Io non sono all'Accademia di Platone, capito? E non c'ho neanche la cattedra di filosofia di Remo Bodei. Comunque verrà il giorno che, prima io dovrò morire, di questa mia storia della filosofia se ne parlerà in tutte le università italiane e del mondo. Ok, cari amici? Ok, bene. A tutti voi.